governo inglese ha congelato i beni nel Regno Unito di Roman Abramovich. A rivelarlo è il Times, secondo il quale questo provvedimento ha lo scopo di colpire direttamente nel portafoglio l'oligarca russo, amico intimo di Vladimir Putin. Abramovich è accusato da Downing Street di aver favorito con le sue aziende l'invasione russa dell'Ucraina. Il patron dei Blues infatti non solo ha fornito l'acciaio per la costruzione dei carri armati, ma è anche molto vicino al primo ministro e amministratore delegato della VEB, Igor Shuvalov, e all'ex direttore generale di Gazprom Alisher Usmanov. A pagarne le spese sarà anche il Chelsea, club di cui Abramovich è proprietario dal 2003. Nei giorni scorsi, il russo israeliano aveva annunciato la volontà di cedere la società, ma adesso, secondo quanto riportato da Calciomercato, come il governo britannico ha bloccato ogni possibile cambio di proprietà, non solo. I Blues non potranno vendere nuovi biglietti, né ai tifosi di casa né agli ospiti, e non potrà incassare dal merchandising nel Regno Unito. Per riassumere, il Chelsea non può più generare profitto, inoltre, ma su questo mancano conferme, non potranno né fare qualsiasi operazione di calciomercato né rinnovare i contratti dei giocatori. Tuttavia, grazie a una licenza speciale valida fino al 31 maggio, il Chelsea potrà regolarmente scendere in campo in Premier League. I londinesi si trovano dunque in una fase di stallo. A sbloccare la situazione però potrebbe essere un'altra licenza ad hoc che possa permettere ad Abramovich di vendere il club. Punto. L'Inter e l'incasso dal Chelsea per Lukaku, situazione Abramovich non è un problema, c'è un dettaglio a bilancio. Sempre più in bilico, sempre più problematico. Il futuro del Chelsea rappresenta, oggi ancor più che ieri, un'incognita importante legata al suo proprietario, l'oligarca russo Roman Abramovich, i cui averi sono stati congelati dal governo britannico, che ha portato a decisioni importanti anche sulla gestione del club. Di fatto, anche la società Blues sta subendo una sorta di blocco strategico, con l'impossibilità di una gestione d'altissimo livello, biglietti tagliati, sponsor in fuga e anche pagamenti futuri bloccati. Fra questi non dovrebbero esserci gli accordi pregressi, come ad esempio i pagamenti dovuti per gli acquisti dei cartellini, come ad esempio quello per Romelu Lukaku con l'Inter. L'Inter è assolutamente tranquilla e lo è a prescindere da quello che accadrà o non accadrà al Chelsea. Il motivo è che l'intero incasso dei 113 milioni di euro, già al netto del contributo di solidarietà della FIFA, è stato già introitato nonostante con i Blues l'accordo prevedesse diverse rate di pagamento. Com'è possibile? Semplice, l'Inter ha scelto di cedere ad un ente terzo il credito in cambio dell'incasso nei prossimi mesi di una cifra leggermente inferiore, e questa operazione è stata iscritta a bilancio il 30 giugno 2021 e approvato a fine ottobre. Nei mesi di luglio e agosto 2021, la società ha proceduto alla cessione delle prestazioni di Romelu Lukaku per un corrispettivo ad euro 113 milioni, già al netto del contributo di solidarietà FIFA dovuto, ad oggi parzialmente incassato per euro 22,6 milioni secondo il piano di pagamento definitivo con la controparte, e per il quale gli amministratori si attendono di incassare la restante parte entro i successivi 12 mesi per mezzo di cessione al Factor Pro Soluto.